Max ti tocca pagare da bere, ma lo fai ben volentieri. Sì, 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 vabbè, ma era in preventivo, dai, siamo contenti. Quante emozioni, no? Tante, ma già da domenica scorsa, perché comunque sono tanti anni che lottiamo, che lavoriamo, e solo chi è dentro l'ambiente può capire quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a questa vittoria, quindi siamo veramente contenti. Io sono un po' scarico, ma sono molto molto contento. I ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario quest'anno. Ci sono tante dediche che arrivano a te e alla tua famiglia, ma tu a chi dedichi? Grande Max! Beh, io non posso che dedicare a mio papà, che è il motore di tutto questo, mia mamma che si sopporta, mio fratello che è sempre vicino a me in tutte le scelte che faccio, la mia ragazza che mi sopporta, lei veramente tanto, veramente veramente tanto, lei bisogna fargli una statua qui a Venegono, e poi vabbè ai ragazzi, la squadra, a Mr. Spilli che per me è una persona veramente importante, abbiamo raggiunto insieme un'altra volta un obiettivo incredibile, e a tutti quelli che hanno lavorato quest'anno per la Varesina, perché ripeto, c'è dietro un lavoro incredibile e tutti meritano una menzione, perché lavorare qui non è facile, ci sono uno standard alto, tante pretese, quindi li ringrazio perché sono veramente tutti fantastici. L'ultima cosa, è qualcosa che nasce da lontano, no? Sì. Nel senso che voi li crescete e poi li fate arrivare fino in prima squadra. Ci proviamo. Questo penso che sia un orgoglio enorme, no? Sì, ci proviamo, è logico che non è facile, però l'attaccamento e il senso di appartenenza che tanti di questi ragazzi hanno ci rende orgogliosi, perché alla fine costruirsi in casa dei giocatori, dei ragazzi con dei valori è veramente bello. Quest'anno devo dire che Michele e Scandola, che non li ho citati, ma hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno scelto i ragazzi giusti, gli uomini giusti, e i risultati poi si sono visti, perché prima di essere una squadra di grandi giocatori è una squadra di grandi uomini questa, e quindi a loro due bisogna fare una menzione particolare, speciale. Andrea arrivava da un anno difficile a Varese, l'hanno massacrato tutti, è venuto qui con grande umiltà, si è messo in discussione, ha fatto un grande lavoro. Damiano è un ragazzo è con me da tanti anni e veramente si merita tante cose belle, perché è una persona eccezionale. Adesso ti tocca andare a festeggiare. E adesso lo festeggiamo, ce lo meritiamo. Grazie, grazie a voi.